organico della mountain bike Marco Aurelio Fontana, che si è lanciato a colpire questa avventura. Boom to Rhinestone Fraud. We'll give you cheating, drinking, and outlaw songs. Hard time, foolish pride, done me wrong. Flirting with the devil, getting right with the man. Ain't meant paint songs, one night stands. You can keep your picket fence fantasies and put a cork in your high school memories. This is my country, my damn country. La passione più grande è sempre stata quella di manubri, volanti, ruote, specialmente ruote tassellate. Mi ricordo che al compleanno dei 3 anni, se non mi sbaglio, dovrei chiedere al babbo, ma a 3 anni ricordo che i miei genitori mi regalarono una mattina gialla piccolina, era un Italjet se non mi sbaglio, e avevamo questo piccolo appartamento a Molinello City e lo ritrovai in cucina al giorno del mio compleanno, questa mattina gialla piccolina, e subito andai fuori di testa. Tra l'altro, sin da subito io ho avuto un approccio calmo ai mezzi con volanti e manubri, perché non ho mai aggredito la moto piuttosto che andare sempre a fuoco. Ho sempre fatto un pezzettino per volta, e così come un po' nella bici sono arrivato poi a grandi risultati. Nella moto per adesso no, però prima moto attorno ai 3 anni e questa mattina gialla con cui facevo delle così qualche girata in casa, qualche girata in montagna, e da lì è partita la passione. Però la passione grossa è sempre stata 2 ruote con il tassello. Signori e signori, siamo ad Armeno perché il team si è fatto un po' di mulattiera e adesso cross test. I miei 2 amici non vedono l'ora di darmi la paga, però così è la vita. Amici, 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 un casco, come dico io. Quindi, pigliamo le nostre ondine e andiamo a fare il vero cross test. E chi vince il migliore, mi raccomando. La 6 giorni è uno di quegli eventi che, se lo fai per vincere, hai bisogno di un allenamento molto particolare, molto specifico. Ad esempio, io parlavo con Enrico Zilli, uno dei ragazzi che ha fatto la 6 giorni nei club, che va fortissimo, un pilota ufficiale Honda, un ragazzo in nazionale. Lui magari esce, fa una giornata d'allenamento dove prende 1 ora di tempi. Significa che va a girare su una linea e su una fettuccia e prende 1 ora di tempi. Sta in giro magari mezza giornata, però col cronometro fa le sue PS, si allena, va in palestra, va in bici. Uno che fa la 6 giorni come me, o meglio, il modo in cui io affronto la 6 giorni è molto diverso. È un allenamento prima mentale che fisico. Tu devi essere pronto, devi sapere che possono succedere tante cose per tanti giorni, tutti i giorni, in qualsiasi momento, anche uscendo dal parco chiuso. Ho visto persone in parco chiuso il primo giorno uscire, spegnersi la moto, spingerla fino a non so dove, farsi aiutare e cercare di portare a termine comunque una gara difficilissima. Tutto può succedere, quindi la mia preparazione principale è stata mentale alla fine, è stata cercare di mettermi nella testa che potevano succedere tante difficoltà e io potevo superarle grazie a comunque un'assistenza importante e grazie alla mia esperienza. L'allenamento fisico sì, ho fatto un po' di chilometri in moto, un po' di ore in moto, ho girato un po' in pista cross. Devo dire che poi quando arrivi e ti scontri alla 6 giorni, perché comunque non correvo con una moto d'enduro da tantissimi anni, ho fatto una gara nel 2015 e basta, quando poi entri alla prima giornata della 6 giorni ti accorgi che tutto quello che hai fatto fino a lì, non dico che non serve a niente perché sarebbe stupido dirlo, ma tutto cambia. 600 moto, la pista si scava tantissimo, c'hai delle buche giganti, hai una polvere pazzesca, quindi l'allenamento è fare qualche ora di moto e prepararsi mentalmente a tutto quello che può succedere. Power 3 on the moment, with number 852, directly from Olympic Games, Marco Aurelio Fontana, with a team of Olympic Games.
La sei giorni per me è stata in crescendo. Giorno 1 con delle difficoltà, caduta in PS subito il primo giorno, caduta in PS il secondo giorno, però piano piano miglioravo, piano piano capivo quanto tempo potevo giocarmi e sfruttare ICO, quanto dovevo andare in trasferimento. Quindi giorno 1 difficile ma ok, giorno 2 meglio, con tante cadute in PS, forse ho fatto la mia giornata peggiore a livello di tempo, ma stavo sicuramente bene e iniziavo a guidare. Giorno 3 ancora meglio, giorno 4 giro nuovo alla grande, avevo cambiato anche le gomme davanti e dietro al CO, sempre meglio, in crescendo, sempre quasi meno stanco. Giorno 5 mi è arrivata quella roba addosso, mi è arrivata tutta la stanchezza, tutto il corpo, specialmente sulle spalle, non riuscivo più a tenere la moto così, ma le spalle piano piano mi si chiudevano, andavo tipo a cavallo, la monte inglese. Raga, quinto giorno, ho capito cos'era sei giorni. Poi ve lo spiego, comunque ricapitolando, ho cappottato due volte nella 1, ho buttato la moto in un fosso nel trasferimento per la 2, e non so più chi sono. Volevo ritirarmi al CO, ma mi hanno detto di andare avanti. È dura sta gara. E lì ho preso delle gran sventole, perché in trasferimento ero stanco. Sono partito dal CO al primo, scusa, sono partito dall'assistenza del giorno 5 e subito sono entrato sul primo sterrato e ho detto aia, qua male, qua non arrivo in fondo, e ho cercato di scavare dentro di me, trovare le energie per portare a termine la gara, perché ovviamente certo potevo piano piano andare all'arrivo, sarebbe stata molto dura, molto impegnativa, ma non rischiavo niente, arrivavo. In realtà comunque vuoi fare il tempo, comunque vuoi fare una tua buona prestazione, che alla fine ho fatto, ma il momento difficile è stato in trasferimento, mi pare dalla 2 alla 3, c'era in mezzo un CO anche un pochettino tirato, prima della linea lunga da 17 minuti, 18 minuti, a un certo punto cado, poi ricado, appoggio la moto, a un certo punto sono su questa mulattiera e non tengo più la moto, uno si pianta davanti a me, mi pianto anche io, lo lascio andare, quindi gli lascio anche un po' di vantaggio, parto, mi scappa la frizione, praticamente non riesco più a tenere la moto, oh, mi scappa la frizione, sento la moto, oh. Buonasera. You bet. Now if you see me, you better do the same. Yeah, I will. Saliamo fuori da sto fosso e l'americano mi dice: oh giovane, se ricapita anche a me poi mi devi dare una mano, eh? E io ho detto sì, sono ripartito, ero stanchissimo, perché poi lì butti via tante di quelle energie, stai perdendo tempo, sei arrabbiato, sei stanco. E poi tutto il trasferimento a chiodo per non prendere ritardo al controllo, faccio il controllo, entro in speciale, ma le ultime speciali non ce la facevo più. Non ero l'unico a dire la verità, ma non ce la facevo più, sinceramente. Ero proprio stanco di spalle, avevo tutto il corpo, come se il corpo andasse in low battery, no? Come se avesse poca benza. Di base, io ho corso tanti anni in bici, ho fatto tanto sport, e so che in realtà dentro di noi abbiamo tanta energia, molta di più di quella che pensiamo di avere quando siamo stanchi. E quindi io continuavo a dirmi: Aurelio, sai che c'è? Tu sei bollito, ma in realtà ce n'hai ancora per farne altri 200 di chilometri, quindi portala avanti, portala alla fine. Ovviamente sono cascato ancora in PS nell'ultima, no, forse nella penultima, nell'ultima mi sono piantato su una radice, però l'ho portata all'arrivo, e portarla all'arrivo è stata una grande soddisfazione. Peps, manche finale di cross, me la sta facendo sotto. Ho fatto un cancelletto nel 2015 e basta, andiamo troppo. Yeah.
niente, la 6 giorni l'abbiamo portata alla fine. La moto non ha avuto nessun problema. Sì, cambio filtro, gomme, eccetera, benza, olio. Finire la 6 giorni ti dà questo senso di soddisfazione personale. Cioè, se tu hai fatto la 6 giorni, sei un 6 giornista, no? Non sei più uno che corre in moto, sei un 6 giornista, uno che veramente comunque in moto ci va e ci sa andare. Come sempre si dice che l'appetito viene mangiando, no? Tu fai una cosa e poi ne vuoi fare un'altra, ne fai un'altra e poi ne vuoi fare un'altra ancora. Io dei sogni da piccolo ne avevo tanti e sono fortunato perché la maggior parte dei sogni sono riuscito a concretizzarli, a raggiungerli. E ne ho ancora tanti, ne ho uno grosso nel cassetto e ne ho uno che ogni tanto quando ci penso mi ci vedo, no? Là nel deserto a navigare. Sono cose abbastanza grosse, sono cose che insomma ci vuole un po' di tempo per progettarle, ci vuole un po' di tempo per metterle in pista, ci vuole l'allenamento, ci vuole tanto. Però di sicuro se tu mi chiedi che cosa, se chiudi gli occhi e sogni di stare in un posto, io mi immagino di stare, sai. I'm going all the way up, ah, I'm going all the way up, ah, I'm letting go in my heart, ah, of everything that holds me down, no, no. And it's feeling like I've been in the roof, I can feel the love, oh yeah, it's all around me. All I need to know how I can live, not afraid to fall, and perishes behind me. Feeling like a stranger on a foreign land, far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Flash and bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. And there's no need to hide. I'm going all the way up. Stanco? No, oggi no.